portato indietro di 150 anni, a quando Gaeta viveva le ultime ore d'assedio. Una manifestazione di due giorni per ricordare quel momento storico da un altro punto di vista, quello dei vinti. L'ultimo atto del Regno di Napoli e dei Borboni in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Per le strade della città, dove si rifugiò anche Pio IX, hanno sfilato decine di soldati in costume dell'epoca per rievocare la durissima battaglia che portò alla caduta dell'ultimo avamposto del Regno delle Due Sicilie e iniziò i primi passi dell'Italia Unita. Sugli spalti della batteria Transilvania, dell'atto di resistenza finale, la suggestiva cerimonia dell'alzabandiera con fucili e del cannone. Il passato ripercorso con mostre storiche e fotografiche, la presentazione di libri sulla storia del Regno delle Due Sicilie e sulla cittadina laziale, la messa in suffragio dei caduti dei moti del 1860-1861. E adesso Vittorio Sgarbi ci presenta...